Allora, di nuovo in onda con il ministro per il Sud, come recita la dicitura ufficiale, viene scelta dai diversi governi, Barbara Lezzi del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno, Ed buongiorno a è, tutti. allora, grazie di essere nostra ospite. Allora, intanto io, la domanda che volevo farle io per aprire, in realtà è contenuta anche nell'interrogazione che Giorgia Meloni ha presentato e anticipato adesso con una nota alla stampa. Per il question time che ci sarà oggi pomeriggio con Di Maio sul reddito di cittadinanza. E la domanda è questa, e poi quella che ci facciamo tutti, ma adesso siamo nel vivo di questa questione, proprio ora che c'è tra l'altro che l'Istat ha diffuso le cifre di cui abbiamo parlato prima, nella prima parte della trasmissione, i 5 milioni di poveri. Allora, Fratelli d'Italia in questo caso, ma qui non è Fratelli d'Italia, siamo noi, vorremmo sapere dove il governo intende recuperare i fondi per il reddito di cittadinanza. Naturalmente i conti sono sempre quelli, e cioè 17 miliardi che al momento non ci sarebbero. Il ministro Tria, che è composto di 15 miliardi, voglio dire, per 15 miliardi di Da costo erogare. complessivo e 2 miliardi per i centri per l'impiego. Allora, ieri Di Maio l'ha rilanciato per il 2018, ma sappiamo che il ministro dell'economia Tria l'ha detto in Lussemburgo e poi lo ha detto anche in altri interventi, ha detto non ci sono queste, non c'è questa misura adesso, c'è per il 2019. Quindi si fa adesso o non si fa adesso e con quali fondi e dove si prendono? Come si sa, è chiaro che nel corso dell'anno si possono utilizzare dei fondi che sono stati programmati durante la legge di bilancio che è riferita all'anno precedente, che quindi non abbiamo evidentemente costruito noi. Però è vero anche un aspetto. Questi dati dell'Istat fotografano una situazione di povertà che va in crescendo, che non accenna a diminuire. Per cui noi dobbiamo evidentemente intervenire quanto prima possibile, perché dietro quei numeri ci sono delle persone, ci sono dei minori. Si usa molto spesso la frase non si arriva a fine del mese, quindi anche si inizia il mese. Allora è chiaro che per i 6 mesi che restano ancora, noi cercheremo di recuperare più fondi possibili, da tagli possibili. Noi stiamo iniziando dai vitalizi e comunque stiamo Ma sono facendo delle una. cifre irrisorie Certo, sono delle quelle. cifre irrisorie, Cioè, però quella è una misura simbolica che ha una sua per far. importanza, però, Ha la insomma. sua importanza, è chiaro che stiamo facendo una ricognizione di tutti quei fondi che magari sono stati anche impegnati ma non utilizzati, che possono essere recuperati anche nel corso d'anno Ma per facciamo un cercare di. esempio, per No, esempio. adesso No, l'esempio perché perché la cosa guardi. che colpisce, questi sono i dati di Cottarelli, è che già a guardare come parte la Allora. situazione della legge di bilancio ci sono 19 miliardi per disinnescare l'IVA, 8 miliardi costerebbe, cioè mezzo punto di PIL, la correzione 0,3-0,5% chiesta dall'Unione Europea, questa forse Tria potrebbe negoziare di non farla subito, 2 miliardi inderogabili, rinnovo dei contratti degli statali, sono 30 miliardi così, già da trovare. Io apprezzo anche gli interventi di Cottarelli di tanto in tanto, però devo dire una cosa, tanta attenzione rispetto alle coperture del Movimento 5 Stelle può essere anche un segno di responsabilità, posto che per l'IVA, per l'anno che verrà, sono 12 miliardi e mezzo, 19 sono dall'anno successivo. È strano che tutta questa attenzione non ci sia stata nei governi No, precedenti vabbè, in non cui ce un lo dica che attimo, la no, no, questione un delle attimo, un coperture attimo. c'era No, Renzi no, no, con non c'è mai l'allergia, stata, eh non no, c'è mai stata, tant'è che non ci compadre, no, ritroviamo questo ad non è aver varato accettabile. delle leggi di bilancio piene di buchi coperte dall'aumento dell'IVA che è prevista dall'anno prossimo. Perché Certo, questo è il sistema delle clausole, si sta questo è, parlando, certo. no, molto spesso come se queste clausole stessero arrivando da Su chissà questo ha dove. certamente Ora, molto ragione, ma. molto spesso Cottarelli omette tante intenzioni che ha il Movimento 5 Stelle e tante azioni che vuole mettere in campo proprio per le coperture, perché noi contrariamente Ma non si sono siamo. capite, No, le, no, perché invece voi si anche sono una. capite molto bene, perché poi Sono le. quando ci si ritrova a parlare con certi personaggi dice: ah sì, allora abbiamo detto che vorrevamo revisionare il sistema delle tax expenditure, cioè di quelle agevolazioni fiscali. Ce ne sono diverse. Io chiaramente preciso subito. Coniugi a carico, familiari a carico, quelle per Ma. l'istruzione, quelle per la sanità sono sacrosante, intoccabili. È chiaro che ce ne sono delle altre
E ci sono diversi studi a Quali suffragio, però c'è ci anche deve... quello Lei di ha detto economia quali non reale, un sono, ma attimo, quali sono? ce ne sono tantissime. Guardi, sa perché io non le faccio un esempio? Perché non ha senso. Perché Come? per costruire il reddito di cittadinanza ci vogliono 15 miliardi, bisogna andare a fare una ricognizione puntuale senza gravare sui ceti più bassi e andare a revisionare tutte queste agevolazioni fiscali che hanno perso in efficacia. Per far questo ci vuole un'analisi di impatto, ce ne sono già diverse da cui prenderemo spunto, ed è questo mix di azione Però non le sembra che se riversato, questo è il scusi, provvedimento chiave, invece su questo no, dovevate noi ci avere già le stiamo, idee no, chiare guardi, non le su idee chiare ce quali. le abbiamo, tant'è che se poi si vuole andare ad osservare meglio c'è una proposta di legge depositata già dal Eh sì, ma 2013 che indica delle coperture, che poi vogliamo far finta sempre che non ci sono, ma quelle vennero anche siglate dall'ufficio della Commissione Bilancio sì, ma non perché stanno dentro un riprendevano. contratto dove c'è anche la Allora, flat tax e tante altre cose nel molto contratto, costose, no? il contratto, contrariamente ad altri paesi come la Germania, noi l'abbiamo redatto in qualche giorno. Non l'abbiamo fatto in 6 mesi per indicare tutte le coperture. Ora, noi stiamo facendo una ricognizione di tutte le agevolazioni fiscali, di alcuni trasferimenti alle imprese che purtroppo non hanno efficacia neanche per le imprese stesse. Ascoltando anche le parti sociali, perché noi non siamo divisivi, noi vogliamo giungere al fine, al nostro obiettivo che è finalmente accorciare il divario tra chi sta rimanendo sempre Sì, più però indietro. al di là, Sì, sì, andiamo a una però, concretezza, perché io, no, questa è concretezza, però perché le noi non cifre non le sta facciamo degli dicendo. annunci, no, le cifre non le abbiamo dette. Ma Noi dove le ha abbiamo detta? detto, Perché lei non me le allora dice? guardi, Sardone, Cioè, se io le quelli sto, sono i, io sono quelli insisto sono nel i numeri, dire. Io insisto nel dire che quando c'è una forte volontà politica a voler risolvere un problema, che è quello della povertà, io rifiuto categoricamente che si facciano di pari passo degli annunci che non portano a nulla. Noi entro settembre, in cui ci sarà la nota di aggiornamento al DEF, indicheremo perfettamente, prima di tutto, Allora, mettiamola così, ai principali lei sta interlocutori, dicendo scusi. che lo farete, no, devo riassumere, se no non si capisce. Allora, lei sta dicendo che il reddito di cittadinanza lo farete, che le coperture si vedranno, le Le troverete, stiamo le già state già, però quindi analizzando le sta e le ho analizzando, però detto non le già, avete, scusi, non sono state però trovate e vanno bisogna, nella direzione mi delle perdoni, tax expenditure, appunto, cioè dei ci tagli stiamo alle agevolazioni concentrando fiscali che sono dei tagli, allora, che sono dei tagli alle agevolazioni fiscali, allora io preferisco fare dei Sì, tagli su e delle che spese devono inefficaci, dare mi dice, scusi, Sardoni, 15 però se non mi fa miliardi. finire è Prego. inutile parlare. Allora, le sto dicendo, noi preferiamo fare dei tagli che hanno perso la loro efficacia, preferiamo fare dei tagli agli sprechi anziché aumentare l'IVA, anche quella Ma agevolata, certo, ma che chi è che... ricade sui disoccupati, sui Ma certo, ma pensionati. chi è che non la Allora, pensa così? Il no, problema è guardi come. che fino adesso si è pensato in un altro modo, noi stiamo Chi ha pensando già in pensato di maniera aumentare diversa, l'IVA? i governi Nessuno. fino Ma adesso. no, di aumentarla no, era una clausola di Allora, salvaguardia. Sardoni, allora, mi scusi. Perché qui c'è un grande equivoco e ai Chi è che cittadini voleva italiani, aumentare l'IVA? bisogna essere chiari. La clausola di salvaguardia non è una chiacchiera, la No. clausola di salvaguardia è una legge e Certo. il Partito Democratico ha previsto per legge l'aumento dell'IVA a partire dal 1 gennaio 2018 Guardi, vado per ancora la più indietro. Ha bellezza, cominciato Tremonti a inventarsene le clausole di scusi, salvaguardia sempre con Tremonti, l'IVA, con il Berlusconi, governo, io se tutti. vuole le faccio Esatto. tutto, io Allora. se vuole. Scusi, se vuole le Ma faccio non le tutto il sto percorso. imputando No, l'IVA, ma però lei però mi non può. faccia finire di parlare, altrimenti davvero i cittadini non capiscono. Sto dicendo che noi stiamo andando in una direzione completamente Ma non ci diversa, di spiega prenderci come. delle responsabilità politiche ed andare a fare dei tagli chirurgici, non lineari come sono stati fatti fino adesso, e andare a fare quelle analisi di impatto in cui questi tagli che non hanno efficacia e ricaduta positiva sul cittadino per riversare queste risorse sul reddito di Va bene, cittadinanza. ma la Questo è riassumiamo così, che importantissimo ancora e questi tagli chirurgici saranno studiati, non sono già pronti, non che avete diciamo, l'accordo di Salvini su certo, questo, non che quindi il diciamo reddito di che le clausole di cittadinanza sarà nel... salvaguardia non sono un aumento dell'IVA, perché a fronte di No, quelle noi certo che abbiamo lo sono, fatto, non ho detto questo, ho detto ricadono, che proprio che c'è, nello certo. imputo a lei, dico però che ce l'avete sul groppone questi Appunto, soldi e non sono quindi come nulla. fate a trovare gli Quindi altri? c'è una Uno, soluzione siccome ben quello non deve diversa che noi andremo aumentare, a è prendere. certo, però la soluzione sulla copertura del reddito di cittadinanza ancora non si vede. Le faccio Siamo quasi un'altra a luglio, domanda. per settembre si avranno. Evidentemente ci stiamo già lavorando, è chiaro. Ci sta già lavorando, forse doveva essere già pronto. Comunque sta dicendo che saranno nel Lo dice lei. 2018, mi conferma 2018.
che sarà nel 2018. Noi tenteremo, allora, e che se io Tria, parlo, con buona pace di Tria. Allora, guardi, se noi riusciamo, l'ho detto prima, se noi riusciamo a trovare delle coperture, dei fondi non impegnati altrimenti in quest'anno, possiamo immediatamente intervenire sul reddito di cittadinanza già da quest'anno, perché per noi, Sardoni, la cosa importante sono quei 5 milioni di poveri. La certo, prima, il nostro primo pensiero. Immagino, certo, dopodiché, in maniera più articolata, noi abbiamo davanti una legislatura che è composta certo, da 5 anni. È chiaro. E quindi, volevo chiederle se l'ILVA deve essere chiusa. L'ILVA è una situazione estremamente complessa, che va avanti da ormai tantissimi anni. La città di Taranto è una città estremamente stanca, sfiduciata, che chiede in molta parte anche la chiusura. Perché? Perché ci sono delle evidenze, delle emergenze dal profilo sanitario. Io sto parlando, e non è una strumentalizzazione, perché ci sono degli interventi molto pregnanti di genitori, io sto parlando di bambini che nascono già malati. Questa è la nostra prima emergenza. È chiaro però che noi non stiamo assolutamente trascurando, il ministro Di Maio non sta trascurando né il profilo occupazionale, né la credibilità nel nostro paese, né tantomeno il rilievo industriale che deve avere e conservare in Europa il nostro paese. Ora, come lei ben saprà, i commissari straordinari che sono su Ilva hanno optato per poter prorogare il loro impegno fino a metà settembre, proprio perché noi non vogliamo prendere una soluzione che preveda nuove proroghe e quindi nuova sofferenza per i cittadini quindi di Taranto. A settembre... Entro il 15 settembre verrà presa una decisione. Ma questa decisione, la decisione anche sarà qui, se vendere, se confermare, se la, confermare la vendita, ma, soprattutto, o... ma soprattutto in che termini. Quindi fino adesso la questione ambientale è stata sempre prorogata e sempre derogata, a scapito dei cittadini, della vita dei tarantini. Beh, però c'era un accordo con Mittal, allora, anche sulla bonifica ambientale. Allora, l'accordo eccetera, che era segretato, si parla di 4 miliardi, ma non sono 4 miliardi, di cui uno è quello proveniente da Riva. Bisognerebbe però sapere quanto ci vuole per rendere sostenibile l'Ilva. Posso chiederle, quindi, però, perché almeno su questo non, lei non riesce a dirmi non, si vende, non sarà venduta o sarà venduta? Questa è una decisione che prenderete a settembre. Che sta prendendo, no, non a settembre, Sardoni. Noi prenderemo da qui fino a settembre. Non stiamo fermi al 15 settembre, decidiamo. Quindi diciamo è un lavoro in corso. Sì, volevo chiederle anche se il Movimento 5 Stelle soffre effettivamente Salvini e anche parole come quelle che ha usato ieri, per esempio ha detto Salvini non è vero che ci sono le torture nei campi libici dove vengono tenuti i migranti, si riferiva probabilmente a uno in particolare, dove però insomma non è un'affermazione un po' forte, non mette a disagio questa linea di Salvini il Movimento 5 Stelle? Guardi, noi non siamo a disagio, nel senso che io sto seguendo sia quello che dice Salvini, effettivamente alcuni termini sono troppo duri e le semplificazioni, così come stavo dicendo a lei, circa le clausole, circa la questione dell'Ilva, non mi piacciono nemmeno quando si parla di diritti umani e di salvaguardia. Ma può, ministro, insomma, dire non ci sono le torture dopo, in Libia? Dopo, le sto dicendo, non mi piacciono queste semplificazioni, perché dire che non ci sono torture in Libia è una leggerezza. Io però so che il nostro presidente Conte si sta muovendo con forte senso di responsabilità, supportato sia da Salvini che da Toninelli, che non ha lasciato nessuno in mezzo al mare senza essere assistito, ma evidentemente ci deve essere una presa di posizione e d'atto di responsabilità e di umanità anche del resto sulle dei nostri ONG, partner europei. Sulle ONG, quindi Toninelli, anche ma lei guardi, condividete in pieno la posizione di dire le ONG mai, le barche le dell'ONG. Le ONG bisogna avere, in questo caso noi stiamo parlando di ONG che batte bandiera olandese, che però l'Olanda però disconosce. Salvini ha detto nessuna, no, noi l'Olanda nessuna disconosce. ONG, solo la Guardia Costiera, ha detto Salvini. Allora, sarebbe preferibile, perché in questo è inutile che ci nascondiamo, io non ho timore di dire che se le ONG travalicano il loro compito, quindi si spingono troppo verso la costa libica, è chiaro che agevolano anche gli scafisti. Allora guardiamo, non abbiamo lo sguardo corto con il buonismo che dice bisogna salvare tutti a tutti i costi, cerchiamo anche di non far sfruttare queste persone.
che sarebbe il compito di un'Europa civile e solidale, che dovrebbe combattere questa forma di sfruttamento. Questo, diciamo, è l'obiettivo, lo strumento di non far muovere, cioè di non far attraccare nessuna nave. Probabilmente la collaborazione con l'ONG, che anziché opporsi al governo italiano, volessero collaborare, sempre rimanendo libere, ma stabilendo anche i confini che già dovrebbero essere utilizzati. No, allora, quando si cerca la collaborazione, così come fece i Minniti con il codice, alcune non l'hanno voluto accettare, perché non quindi lo volete accettare? Sì, però diciamo allora, se c'è, una sorta di sinergia per risolvere il problema anche a monte, perché qui c'è la criminalità che si arricchisce a scapito di povera gente, e di questo nessuno parla. Si parla soltanto dell'accoglienza. Sì, comunque se ne parla, per fortuna. Non se ne parla in maniera, sufficientemente. Problema sulle ricette. Volevo chiederle anche del caso Lanzalone di Roma, ovviamente, perché quello è è una spina nel fianco del Movimento 5 Stelle, il governo della città, e poi questi rapporti che in realtà non sono solo della sindaca Raggi, anzi lei ha detto Lanzalone, me l'hanno presentato Bonafede, Di Maio, me l'ha imposto il Movimento, c'è stata insomma questa... Guardi, Lanzalone era ed è comunque un professionista. Presidente della CEA, non l'abbiamo ricordato, è il presidente della CEA, che però ricordo che aveva fatto un ottimo lavoro in una città che noi amministriamo, che è Livorno. Noi non siamo dei magistrati, non abbiamo fatto delle indagini sulla persona. I requisiti che noi conoscevamo erano quelli della professionalità. Purtroppo poi è successo quello che è successo. C'è da dire, da ribadire per l'ennesima volta, il nostro sindaco, la sindaca Raggi, è completamente estranea, così come ha sancito la procura, quindi io non vedo perché dovrebbe essere... No, ma c'è un tema di responsabilità politica, non c'entra niente. C'è un tema di responsabilità politica che la sindaca Raggi si è presa, assolutamente. Insomma, non mi attaccano perché sono una donna. Allora, guardi, non si riferiva soltanto a Lanzalone, però mettere in prima pagina, di continuo, per tutti i giorni, ma anche questa domanda che mi pone lei, adesso ancora con la sindaca Raggi, come se l'imputata fosse lei, l'indagata fosse lei, a mio avviso c'è una sorta di pregiudizio nei confronti di questa persona che sta facendo un lavoro immane, avendo preso la capitale d'Italia, che è stata divorata dai partiti, e c'è un'incrostazione difficilissima da superare. Allora, chi ritiene che sia una cosa semplice, perché non conosce, vuol far finta che tutto quello che è accaduto non ci sia. Io ritengo che stia facendo un buon lavoro nelle condizioni in cui si trova, nelle condizioni che sono difficilissime. Ma era giusto dare a Lanzalone come ricompensa, cioè lui ha un incarico non remunerato in comune dove fa di tutto. Io ho lavorato Di Maio ha detto come ricompensa il presidente della CEA. Guardi, può essere data una presidenza come ricompensa? Io non lo so se poi quell'intercettazione, quel pensiero, quella cosa è in un contesto di un argomento, non posso entrare nel merito della decisione che ha preso Di Maio. Io sono stata 5 anni in commissione del bilancio, adesso sono ministro del Sud, non posso andare a giudicare quello che Di Maio ha ritenuto opportuno in quel momento fare. Non conosco le ragioni, non conosco tutti gli aspetti della vicenda per cui poi è stato deciso di ricompensarlo, di attribuirgli quella carica, che ripeto nasce da un riconoscimento della professionalità. Partiamo dal principio sempre. Le faccio ultimissime due domande, una riguarda il Sud, e cioè lei ha intenzione, secondo lei, deve continuare, perché c'è un problema, lo ha ricordato anche Schäuble, l'ex ministro delle finanze tedesco, di investimenti che vengono fatti insomma un po' malamente al Sud in Italia, con i fondi europei che non ne usano meno di quelli a cui possono aspirare, lo dice lo stesso Schäuble, perché vengono mal distribuiti. Secondo lei devono essere, le faccio una domanda secca perché siamo in chiusura, devono essere concentrati su poche opere, infrastrutture per esempio, o invece deve continuare questa parcellizzazione? No, a mio avviso devono essere programmati bene come vengono programmati, ma poi purtroppo non viene proseguito quel lavoro durante l'arco della programmazione. Io domani sono a Palermo, dove ho ricevuto la disponibilità anche del presidente Musumeci per lavorare insieme al mio staff, al Dipartimento di Coesione Territoriale, per dare un aiuto alla Sicilia. Programmati in modo concentrato su opere. È chiaro che al Sud non ci sono le strade, non ci sono le ferrovie, è impossibile
passare dalla Calabria alla Puglia, che sono sostanzialmente isolate tra di loro, non c'è la comunicazione neanche tra le regioni. È chiaro che bisogna concentrarsi sulle strutture, infrastrutture materiali e immateriali, perché mancano anche quelle. Non posso non farle l'ultima domanda sui condizionatori, sono stati richiamati. Beh, condizionatori, Marattini, io di questo ho parlato. C'è una profonda differenza tra... Lei disse, lo dobbiamo ricordare. Allora, mi scusi, mi faccia spiegare. C'è una profonda differenza tra PIL e produzione industriale. Il dato di allora, suffragato dal Centro Studi di Banca Intesa, da Terna, che è un'azienda di Stato. Che se c'era stato vogliono, un aumento... Mi scusi. Devo dire che cosa disse, però. Disse che il PIL era cresciuto l'estate scorsa. No, io non ho detto questo. Non ho detto questo. Se andasse a riguardare... No, l'abbiamo preparato il allora, video. Allora, guardi, se lei lo va a riguardare, Sardoni, io dico che è aumentata la produzione industriale. C'erano i tweet di Calenda che dicevano che grazie all'aumento della produzione industriale ci sarebbe stato un aumento del PIL, che è una cosa profondamente diversa. Il professorino usa getta Marattin e tutto il Partito Democratico. Guardi, che non vuole sentire. Mi scusi, devo no dare... Allora ha tempo per farmelo sentire? Sì. Ce lo sentiamo, poi mi deve dare anche il tempo di rispondere, perché questa storia, il dileggio ha fatto sì che poi il Partito Democratico sprofondasse, che il Movimento 5 Stelle dopo ha chiarito... La storia dei condizionatori tutto, ha vinto al Movimento 5 Stelle. Perché il dileggio, senza alcun senso e senza alcun presupposto scientifico, perché io ho detto cose profondamente diverse, allora ha fatto sì che i cittadini cominciassero a pensare, probabilmente questi non hanno alcun argomento, alcun merito da presentare, perché probabilmente come ministro del Sud, mi scusi Sardoni, in questo momento avremmo dovuto approfondire quello che ha fatto il Partito Doveva Democratico, salire il PIL al Sud, mi scusi, allora quello che ha fatto il Partito Democratico negli ultimi anni di programmazione, dove ha speso i fondi europei e perché c'è questo divario che è crescente tra nord e sud, non malgrado i miliardi che sono stati spesi. Allora su quello questo probabilmente tutte le quando del noi diciamo quando non insista con i condizionatori, perché se lo ascolti Sardoni, perché guardi, anche lei, mi dispiace perché che devo anche dare lei la linea sta Andrea facendo Mancani, ma è perché anche lei sta facendo un'informazione molto ma molto mediocre, me lo lasci dire, perché se io ho spiegato qui in una trasmissione sulla 7 in cui Marattin non aveva parole, perché lui fa un video in cui confonde produzione industriale con PIL, uno che dovrebbe essere un docente, confonde due definizioni che sono fondamentali. Facciamo un match con Marattin un'altra assolutamente volta. non perdo tempo ulteriormente. Grazie. Dobbiamo dare la linea in ritardissimo, Andrea Pancani, me ne scuso, ci vediamo domani con Omnibus.